La Corte europea tira dritto, la sentenza sulla direttiva Bolkestein conferma il no alle proroghe automatiche, ma apre agli indennizi e spinge il governo per la mappatura delle spiagge. Giovedì da incubo per i pendolari, traffico ferroviario nel caos a causa del deragliamento di un treno merci a Firenze Castello, corse soppresse e lunghi ritardi per l'intera giornata. In mostra il Sant'Andrea di Viani, l'opera dell'artista viareggino sarà esposta in San Franceschetto fino al 28 maggio, il quadro riproduce sullo sfondo la storica chiesa dei pescatori del centro di Viareggio. C'era una volta il Porta Elisa, non un granché il ruolino di marcia dei rossoneri davanti al loro pubblico, ma domenica prossima vietato sbagliare contro l'Olbia, i dubbi di Maraia tra infortunati e diffidati. Le mura salva sul campo, ma nel futuro è il rebus. Dopo la salvezza ottenuta al termine di una stagione difficile, la società biancorossa si interroga sulla prossima stagione. Mercoledì, conferenza stampa aperta al pubblico. Ben trovati a questa edizione del TG Noi. Dunque, è arrivata senza sostanziali modifiche la sentenza della Corte, della Corte europea per quanto riguarda la direttiva Bolkestein. I giudici di Lussemburgo sostanzialmente dicono no al rinnovo automatico delle concessioni, ma sentiamo tutto nel servizio di Federico Conti. No alle proroghe automatiche, sì alle gare pubbliche delle concessioni per tutti. Nessuna sorpresa c'è stata nella tanto attesa sentenza della Corte di Giustizia europea sull'applicazione della direttiva Bolkestein in Italia. I giudici di Lussemburgo hanno ribadito quanto già affermato nel 2016, bocciando la politica dei rinvii tenuta in passato dai governi italiani. La Corte era stata tirata in ballo dal TAR Lecce, intervenuto a sua volta sulla proroga al 2033 di uno stabilimento balneare disposta dal comune di Ginosa, in base alla legge centinaio del 2018. Non ci sono sostanziali elementi di novità. La Corte di Giustizia tiene la posizione, respinge tutte le ricostruzioni e tutte le varie, come dire, no? Le varie eccezioni che aveva sollevato il TAR Lecce in via pregiudiziale. Credo che adesso si apra una prospettiva che è quella di dialogare su una riforma del settore del demanio marittimo. La sentenza era attesa come uno spartiacque per il governo Meloni, che adesso non ha più alibi. Entro fine luglio deve aprire il tavolo interministeriale, eseguire la mappatura delle spiagge e chiarire il destino delle concessioni in scadenza, altrimenti a fine anno. E l'unica vera sponda offerta dai giudici europei arriva proprio sulla definizione della scarsità o meno della risorsa spiaggia, da cui dipende la necessità di mettere a gara le nuove e le vecchie concessioni. E sinora la scarsità della risorsa veniva riferita soltanto, diciamo, sia alla valutazione dei giudici. La Corte di Giustizia ha detto: beh, la scarsità della risorsa la valutano le autorità amministrative, quindi in questo caso i comuni, addirittura fa riferimento ai comuni, e chiaramente i giudici controlleranno con gli strumenti propri del sistema giurisdizionale. Se vogliamo, questo è un'indicazione di carattere operativo. Non è escluso che il governo, per esempio, dica che la valutazione della scarsità della risorsa si faccia o a livello nazionale o a livello regionale. La Corte di Giustizia è semplicemente intervenuta cercando di dare un'indicazione in un vuoto. Un altro spiraglio si apre sul fronte degli indennizi per i concessionari uscenti in caso di gara. La Corte di Giustizia lì ha reclinato l'invito a pronunciarsi, dicendo che non era pertinente ovviamente all'oggetto del rinvio. Questo di nuovo lascia campo aperto al governo, per esempio, nel determinare i criteri di indennizzo per gli stabilimenti balneari. Un convegno per fare il punto sui 6 anni di attività del PTP Start, la rete di istituti formativi del settore cartario. Un consuntivo sui 6 anni di attività formative del PTP Start, sistema carta e cartone, ma anche uno sguardo sul futuro delle professioni nel settore. Questi temi al centro dell'incontro organizzato dallo stesso PTP Start, la rete di istituti tecnici e professionali, ITS, aziende, istituzioni e associazioni di categoria, nata nel 2017 per creare sinergie fra percorsi formativi specificatamente legati al settore cartario e imprese. Il lavoro fatto dal PTP Start è stato un lavoro all'avanguardia, un sistema sinergico e una rete che investe vari attori del territorio. Proposte formative scolastiche, post-diploma e universitarie per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro in uno dei settori manifatturieri che più caratterizza il territorio lucchese, con 325 imprese operanti, 10.200 occupati e un fatturato che supera i 4,5 miliardi di euro, di cui la metà rappresentato dall'export.
Start, un comparto in salute che ha risentito ben poco degli effetti negativi dei fattori di grave perturbazione dell'economia che si sono manifestati in questi ultimi tempi, ma che oggi più che mai richiede figure professionali tecniche altamente specializzate. Per questo è importante una forte collaborazione fra le aziende e il mondo ovviamente dell'istruzione, che deve partire probabilmente da subito per cercare di portare avanti dei nuovi concetti di formazione, ma non formazione generica, formazione specialistica per quanto riguarda poi le applicazioni che si trovano nel mondo del lavoro. Occupiamoci adesso del giovedì nero per il traffico ferroviario, un deragliamento a Firenze Castello ha comportato il caos per tutta la linea. È stato un giovedì da incubo per i pendolari dei treni a causa del deragliamento di un convoglio merci alla stazione di Castello sulla linea tra Firenze e Prato. L'incidente sarebbe stato provocato dal cedimento dell'asse di un carrello che ha causato lo svio del treno. L'entrata in funzione dei dispositivi di sicurezza ha fatto in modo che il deragliamento interessasse un solo vagone, che però adagiandosi ha spostato un traliccio interrompendo la corrente su tutta la linea e la circolazione dei convogli sia ad alta velocità sia quelli a velocità normale. Fortunatamente non ci sono stati feriti e il treno non trasportava merce pericolosa. Il container incriminato in particolare no, cioè del vario collettame che va da alimentari, da frutta fresca a frutta secca, a cosmetici, a materiali inerti, pietre non preziose, a materiale ferroso, porta un collettame di vario tipo. Per fortuna non è assolutamente da mettere in sicurezza perché non può creare danni alcuni all'atmosfera. L'alta velocità è stata ripristinata in tarda mattinata, mentre il trasporto regionale ha subito ritardi e cancellazioni di corse per tutto il giorno. Per limitare i disagi, Autolinee Toscane ha intensificato il servizio di autobus della linea tra Prato e Firenze e verso Montecatini. A proposito di questo incidente, UIL Trasporti Toscana insieme ad altre organizzazioni sindacali ha chiesto un incontro urgente ad RFI e a GTS Rail, l'azienda proprietaria del treno deragliato, per essere messi a conoscenza delle dinamiche che hanno causato il deragliamento. Occorre un'approfondita analisi, dicono le sigle sindacali, per invertire questo trend negativo e dare più sicurezza al trasporto su ferro. Ci spostiamo adesso a Viareggio perché durante la notte c'è stato un raid di furti nella zona circostante alla Pineta di Ponente. Per due notti di seguito il chiosco, la boutique del Cocomero in via Vespucci nella Pineta di Ponente a Viareggio è stato preso di mira dai ladri. Forzando una persiana si sono introdotti all'interno portando via degli spiccioli dalla cassa, mentre la sera dopo, non avendo lasciato soldi da parte della titolare Francesca Checca Poliziani, hanno portato via alcune bottiglie di liquore che hanno trovato all'interno del chiosco. È stata presentata denuncia ai carabinieri. La notte scorsa sono stati presi di mira altri due chioschi, quello del Laghetto dei Cigni, forzata la porta e l'avvolgibile e hanno portato via una volta all'interno il registratore di cassa. Allora, sono entrati, sì, stanotte, è rotta la porta di entrata, rotte le avvolgibili e rubato il cassetto della cassa, proprio il cassetto. È la terza volta? È la terza volta, sì. Quindi ora come? Quindi ora il problema è che non c'è abbastanza sorveglianza, anche se noi abbiamo la società privata dei vigili che ci viene a controllare, però a quanto pare non basta e non sappiamo più come risolvere questo problema noi e tutti gli altri chioschi. Inoltre le monete anche dalla macchinetta del caffè all'interno del chiosco di fronte Villa Argentina. Poco distante, in via Leonardo da Vinci, di fronte Piazza Piave, è stato infranto il vetro dell'auto del presidente del Centro Giovani Calciatori Alessandro Palagi, senza aver trovato niente all'interno dell'auto. Emerge dopo questi episodi il problema, già più volte sollevato sia dai residenti che dai commercianti della zona, sulla sicurezza, con la richiesta di più controlli da parte delle forze dell'ordine. Tre giorni di sciopero per gli avvocati penalisti della provincia di Lucca contro i ritardi nell'attuazione della legge di riforma appunto della giustizia. Avvocati penalisti in sciopero per tre giorni anche in provincia di Lucca contro i ritardi nel varo delle riforme sulla giustizia solennemente annunciate dal governo e non ancora realizzate.
A spiegare la situazione è stato il presidente della Camera Penale di Lucca, l'avvocato Marco Treggi. Il motivo principale è quello del ritardo dell'inizio delle riforme, dell'instaurazione di quei tavoli che erano stati annunciati tra avvocatura e magistratura e che dovevano in un certo senso iniziare un lavoro importante di riforme liberali. Invece abbiamo assistito a riforme di contenuto più populistico, come quella dei rave, che pensavamo che invece appartenesse a un momento storico ormai passato. Tra le riforme più urgenti cui mettere mano, secondo gli avvocati, c'è quella riguardante il diritto di impugnazione delle sentenze, che con i decreti attuativi Cartabia sarebbe di fatto precluso ai soggetti più deboli, difesi da legali d'ufficio e privi di un domicilio stabile. Ma i campi in cui le riforme non sono più rinviabili per i penalisti sono tanti ed importanti. Sto parlando di misure cautelari, di prescrizione, di appello da parte del pubblico ministero, quindi di inoppugnabilità delle sentenze da parte del pubblico ministero e di intercettazioni. Al termine dei 3 giorni di sciopero, gli avvocati si troveranno a Roma venerdì per ribadire le loro richieste al governo. Con questo si chiude la prima parte del TG Noi, tra poco la pagina sportiva.